benvenuti in Kiwi. Buongiorno, buongiorno in questa nuova challenge, ragazzi. Questa challenge della patata più piccante del mondo. La patata più piccante del mondo. Ci sono 4 cosplayer. Mi raccomando, voi commentate qua sotto, secondo voi, chi è che vincerà? Che vincerà? Se vincerà Shanks, che si chiama Albin, pure come che personaggio tuo? Cave. Cave, che si chiama? Aurora. Aurora. Capitan America, che si chiama? Mirko. Mirko, oppure Luffy, che si chiama Giuseppe. Ragazzi, votate qua sotto chi vincerà. Si aprono le scommesse. Secondo voi, tra voi che ci state guardando, chi è che potrà vincere? Luffy. Nessuno, secondo me, le tira fuori. Quindi sei la unica donna, quindi mi raccomando, ti fai vinci. Io tifo per lei, ragazzi. Io tifo per lei. Ragazzi, chi vincerà questa sfida si aggiudicherà un fotoset da Epicos. Quindi chi vincerà andrà da Epicos tutto lacrimando e si potrà fare un fotoset da Epicos pagato già dal sottoscritto. Let's go! Dai, e quindi iniziamo subito con la patata piccante. Se vince Luffy sarà pronto per fare il gear second. È vero. Bella sfida. Quindi apriamo subito la patata. Raga, fatemi spazio, apriamo la patata piccante, raga. Dove sta? Allora. Tiè, raga. Fate vedere dentro come fate. C'è sta la patata. Sta battendo un po' il cuore. Il guanto, addirittura il guanto. Mo so cazzi loro. Il guanto? Vabbè. È perché dopo te devi fare il pistetto. Il guanto serve, perché sennò mi ustiono io le mani. Tipo ostia, esatto, la devo spezzare. Ci sono due round dove il primo round potranno avere a disposizione un bicchiere d'acqua da poter bere. Se al secondo round arrivate senza bere bicchiere d'acqua, non potete più bere, quindi da là chi beve il bicchiere d'acqua perde in automatico e resta chi tiene. E paga la cena a tutti! Questo vabbè, si può fare, sempre se non muore. Ragazzi, ho sentito solo l'odore, ragazzi, fate sentire l'odore. Sta tipo di ragazzi, la patata piccante, tipo di feto di elefante morto. È la patata più piccante del mondo, che ora andremo a dividere in 8 parti. Allora, 8, due round. È uno, due, tre, quattro, cinque, sette e otto. A posto. Allora, dammi quello più grande. Allora, raga, questi sono i spezzi che ho rotto. No, tra poco si prendono loro il primo pezzettino. Allora, ragazzi, uno a te. Apri la manina. È più grosso, ma hai dato. Perché Shanks ce l'ha grosso. Di merda. Uno a te. Grazie. Uno, potete spostarvi, raga, mettetevi al centro. Uno a te, che sennò non uscite nell'inquadratura. Bravo, così. E uno a te. Ragazzi, mi raccomando, bicchiere alla mano, così se perdete ve levate. Al primo round chi beve perde. Il primo round potete bere. Al secondo round chi beve perde. Non puoi bere da subito. Ok, ingoia l'acqua. Pronti, ragazzi? Sono pronta. La squalifichiamo? No, oggi siamo bravi. Possono avere dei consigli? Si possono avere dei consigli. È meglio masticare o mandare giù? No, raga, famo saccapì, non fate gli stronzi, masticate e poi buttate giù. Ok, ragazzi? Pronti? 3, 2, 1, ingoiate la patata, vai, ingoia, mastica. Masticate, ha ingoiato? Allora, una, lei, Aurora, ci sta, lui sta ancora masticando, lui ci sta, ragazzi.
Come vi sentite? Come vi sentite? Molto buona. Buona. Normale. Tu ti senti? Normale. Tu ti senti normale. Shank la sta accusando. Terzo braccio però non sta spuntando. La Shanks, lo Shanks lo sta accusando. Pronti? Piano piano inizia a caricare. Sì. No. Sta caricando? No. Si sente. Singhiozzo. Ragazzi, secondo voi chi vince questa sfida? Secondo voi chi la vince, ragazzi? La ragazza. La ragazza. Ora ragioniamo. Shanks. Tutto blu, Capitano America vince secondo voi. Action Man. Come vi sentite, raga? Lui la sta accusando. Devo dire che lui la sta accusando. Come vi sentite? Cioè, si aprono le scommesse, ragazzi. 50 euro su lui che vince. Cioè, non mi fa perdere. Ragazzi, si sta prendendo il secondo round. Ragazzi, si sta prendendo il secondo round. Tra poco vi levo anche l'acqua che vi ho dato poco fa. Ci siete? Ci siete, ragazzi? Vai. 1, 2, 3, è finito. Barzelletta molto brutta. Tra poco raga, nessuno ha bevuto l'acqua, raga, c'è da dire. Bravi. Sono. Tatuaggio. Sono orgoglioso di voi, nessuno che ha bevuto l'acqua, ragazzi. Tra poco inizia il secondo round. Vai, allungate le mani. Allora, uno, raga, poco alla volta, No, no, aspetta, vai, poi, aspetta, sono pezzettini piccoli, ragazzi, vai, apri la mano, vai. Un altro. Quanti ce ne hai tu? Allora a te, vai. A te che erano piccolissimi e a te questo, perché Capitan America è forte. Ringraziamo il fatto che io ne ho due. Ce li hanno tutti quanti, ci hanno due pezzettini. Pronti, ragazzi? Pronti? Ragazzi, voglio vedervi masticare, non ingoiatela. Voglio vedervi masticare. A bocca aperta così. Pronti? La dovete degustare. Degustatevi il piccante. Degustatevi. 3, 2, 1. Degusta. Mangiate e masticate. Masticate. Vi voglio vedere soffrire. Masticate. Lui. Vediamo. Ce l'ha ancora sulla lingua, posso dirlo. Vediamo. E obiettivamente ce l'ha ancora in bocca. Lei ce l'ha ancora un po' sulla lingua. Vediamo. Lui la sta accusando, ragazzi. Albin sta accusando il colpo. Vediamo. Albin lo sta accusando, ragazzi. No, quindi. Ora avete di nuovo a disposizione. Posso dire Dracarys? Potete dire quello che volete in questo momento. Adesso vi ridò l'acqua. Chi beve per primo ha perso. Quanto tempo abbiamo? Un po', finché non gliavate più, insomma. Finché non vi serve più. No, vi devo dare l'acqua. Dai, facciamo una bella foto di gruppo, mi sa. Pronti, ragazzi? Allora, chi beve per primo ha vinto, raga. No, perso. Chi beve per primo ha perso, certo, ha perso. Chi beve per primo ha perso. Ci siete, raga? Come? Pizzica un po' la lingua, però niente di che. Secondo me lo assaggiare di peggio. Io nello stomaco c'ho tipo il purgatorio, l'inferno. Purgatorio, tu invece come ti senti? Io c'ho l'inferno in bocca. C'è l'inferno? E io c'avevo la patatina in bocca. Lui c'ha le emorroidi. Tra poco avrà anche le emorroidi, tra poco. Allora, raga, come vi sentite, raga? Chi è che vuole bere? Volete bere, raga? No, tra un po' volentieri. Devo dire che non sto notando nessuno che sta lacrimando, obiettivamente. Però la voleva assaggiare. Raga, chi sta meglio, raga? Chi la sta accusando meglio? Perché a sto punto, se nessuno beve, se nessuno cosa, andiamo anche sull'estetica di chi l'accusa meglio, obiettivamente. E facciamo votare al pubblico a sto punto. Chi l'accusa meglio? Perché se nessuno beve, potremmo stare fino a domani qua, giusto? Mi sento meglio.
Ti senti meglio tu invece? Normale, non ho sentito chissà cosa, non è che ho sentito tanto. Lo stomaco normale, la bocca infuocata. La bocca infuocata? Normale, normale, peperoncino. Giusto un po' di pizzichi però. Un po' di pizzichi, raga. Nemmeno così tanti. Aurora la sta accusando bene, devo dire. Sì, perché io sono molto abituata al piccante, quindi cioè non è che lo sto sentendo così tanto. La prossima volta allora una patatina a testa intera. Voglio ricordare che in America un ragazzo se l'è mangiata intera ed è morto. Devo mangiare a casa di mamma però. È morto e resta a casa sua, dimmi. È stato un gran coglione. Vabbè, americano, cosa ci aspettiamo? Vabbè. Raga, voi se l'avete assaggiata anche voi la patata più piccante del mondo, fatecelo sapere. Però devo dire, aspetta raga, qua c'è rimasto ancora qualche bricciola. Qua sta stanno a litigazzi? La finale. Qua sta stanno a litigazzi? Allora, chi è che vuole le ultime bricciole? Chi è che le vuole? C'è problema. Raga, famo così. Mi rendo anch'io partecipe della... Bravo. Mettimelo sulla lingua. Vai! Con l'acqua? Tanto tu non... Come cazzo vade? Guarda che non è che ti sentirai così meglio dopo l'acqua, vero? Infatti. Vabbè. Come cazzo? Let's go. Ti messo a sentire male, io mi sto a sentire male. Come cazzo fate, raga? Ancora non avete bevuto? Let's go. Non la mangiano mai a casa di mamma. Porca puttana, zi, io sto male, zi. Questi si sono mangiati due pezzi e ancora stanno così, raga. Mi è già svanito tutto, non sì, sento sì, più. Sì, ormai sta in fase calante. Sta in fase calante. Facciamo scegliere al pubblico, raga, il vincitore. Allora, io dico, secondo me la finale se la giocano un po' tutti, perché ve la siete giocata tutti quanti. Quindi, raga, per gridata, chi è che secondo voi se l'è giocata meglio? Chi è secondo voi che si è giocata meglio? Dite un nome. Chi vota per Shanks? Chi è che vota per Shanks? Gridate, voglio sentirvi gridare. Nessuno grida per Shanks, nessuno che te vota, sì. Chi vota? Nessuno che... Per Aurora, che secondo voi quanto ha durato Aurora? Io sto ancora stai male, sì. Ma io è passato. A te è passato. Raga, vota, chi è vota? Tu voti per... Per Luffy. Tu voti? Lo stesso Luffy. Per Luffy, tu invece secondo te? Peccato perché sennò mi sfonda. Per Aurora, voi invece tu per? Albin. Aurora, io. Aurora. Ragazzi, credo che abbiamo un vincitore. Credo che abbiamo. Tu per chi voti secondo te? Il rosso, Albin, oh, siamo 4 a 4, siamo 4 a 4, tu invece? Il rosso. Per Albin, siamo a 5, tu invece secondo te chi vince? Chi è che ha la retta meglio secondo te? Vabbè, tra i due ti direi la ragazza. Tra la ragazza, 5 a 5, secondo te chi è che l'ha retta meglio? Albin. Pure lui vota per Albin, ragazzi, siamo 6 a 6. Serve una patatina sana. Ma vedi se ci sono delle briciole? No, le ho mangiate gli ultimi, invece sto ancora bestemmiando, zitto, porca troia. Ragazzi, quindi tu chi è che voti secondo te? Chi è che l'ha retta meglio? Io. Tu no. No, tra di loro chi è che l'ha retta meglio secondo te? Il rosso, Albin. Quindi ragazzi, voi dite Albin, tutti Albin. Secondo me, ragazzi, la sfida se la gioca Albin e Aurora. Come facciamo? Noi possiamo bere. Voi potete bere a sto punto. C'è un bel brindisi. Voi potete bere. Ragazzi, votate anche. Allora, giudicano i partecipanti. Tra voi due, che tra loro due, secondo voi chi è che la retta meglio? Lui già lo sa chi scelgo io. Tu chi è? Tu dici lui. Tu invece secondo te? Lei. Okay. Raga, stiamo sempre là. Stiamo cazzo e cazzo stiamo. Chi è 7 a 7, raga? Ci serve una persona nuova che possa aggiudicare. Sito alla scena
venga qua e ce lo dica. Chi ha assistito alla scena? Al di fuori dei vincitori. Al di fuori dei vincitori, è vero, lui c'era già, è vero. Già votato prima. Già votato prima? Secondo, a lui, lui ci piace. Secondo te, tra i due chi è che l'ha retta meglio la sfida? Tra uno e due. Che mi dai in cambio? No, lui vota per me. Lui vota per te. Hail Hydra. È avanzato un panino. Lui. Vivo, ragazzi, allora abbiamo un vincitore. Però c'è da dire, Albin, c'è da dire che il set fotografico lo puoi anche dividere con un'altra persona. Quindi io opterei per fare una foto di coppia. E una Foto ci fai, Epicos? Epicos vi va una foto. Se volete la potete anche fare in coppia. Se siamo volete. Due fandom diversi. Quindi, ragazzi, ve la potete anche fare in coppia, se vuole, perché voi loro se la sono bella aggiudicata, bella forte. Il premio della foto, il buono di Epicos per una foto da Epicos, ragazzi. I vincitori teoricamente è Albin, che però volendo se la può smezzare con Aurora, volendo, d'accordo? Noi invece ci vediamo, ragazzi, al prossimo video con una nuova challenge. E se volete iscrivetevi al canale e votate tra voi votate qua sotto chi è che l'ha retta meglio questa sfida. Se vi piacciono altre sfide del genere, scrivetecelo, fatecelo sapere, così mi armo di patatine piccanti e la prossima volta facciamo mezza patatina a testa, quindi là sono veramente cazzi amari. Va bene, ragazzi, se vediamo al prossimo video, salutiamo tutti quanti insieme. Sciocari! Raga, mi ero scordato di dirvi che i partecipanti hanno anche avuto a disposizione un cornetto gentilmente offerto dal vostro Kiwir, così per eliminare un po' il piccanto, diciamo. Dammi un pezzo, zicchio, mi sono mangiato un pezzo di cosa, sto a morire. È buono. Sponsorizziamo una pasticcella. Io mi sto meglio. Ragazzi, quindi com'è il cornetto? No, l'ho mangiato! Com'è il cornetto, raga? Vi è andato via un po' di piccante dalla bocca? Sì, la voglia. Già mi era andato via. Raga, questi sono cosplayer con i controcazzi, questi! Le palle grosse, è detto da Aurora! Ci crediamo. Vabbè. L'architetto di Sumeru. Dai, yeah!